Buonasera a tutti, stiamo all'imbrunire come si vede dallo schermo dove mi ritraggo e bentornati sul titolo TV. In compagnia ci abbiamo oggi Fabio Alberti per il classico appuntamento musicale. Ciao Fabio e benvenuto in trasmissione. Buona serata a tutti e come vedi questa volta non sono nella mansarda lì dove nascono tutte le mie idee strane, tutti i miei discorsi musicali. Ci stiamo finalmente avvicinando al mio luogo, diciamo, di lavoro o di divertimento, e cioè la radio. Alla tana, no? Esatto, infatti tu vedi questo microfono qua, che non è una roba scenografica, questo è un grandissimo microfono. È uno di quelli dai quali parlo a Radio Budrio, quindi sono nello studio di registrazione, non in quello della diretta. Poi magari ci attrezzeremo per arrivare anche lì, magari, no? Beh sì, piano piano cominciamo a conquistare i territori, insomma, cammin facendo, insomma, alla fine, dai. C'è Ci arriviamo. un po' di tutto, c'è anche una bellissima shopping bag, una bellissima borsa che vi può servire per fare la spesa, come vedi, con la forma della radio, una delle tante cose che fanno parte del nostro mondo, diciamo. Quindi oggi di che cosa ci parli? Allora, sono contento di parlarvi di Loredana Bertè perché c'è un disco che è in uscita, tra l'altro il 1º aprile, che non è uno scherzo, anche se è un disco di cui si è chiacchierato Beh, uno se tanto. lo potrebbe anche aspettare dalla Loredana nazionale. Io mi scuso con i miei telespettatori, con i nostri telespettatori, se mi mangerò le parole, ma sono nuovamente raffreddato e quindi. Vabbè, però sembra quasi una cosa da contratto, sembra che, Vabbè, però, ormai è diventato, sì, veramente un contratto stipulato con madre natura. Quindi. No, invece noi oggi parliamo di Loredana Bertè. Io personalmente sono contento di questo ritorno, sono contento anche di questo progetto che vede lei protagonista insieme a un sacco di brave artiste, soprattutto tutte donne, e come potete leggere sull'articolo che è uscito sul titolo.it allegato a questo video o viceversa, una collaborazione che lei stessa ha detto che è una sorta di lezione per magari i vari capitani coraggiosi o diciamo gli artisti, perché spesso si dice che gli uomini sono più bravi a collaborare tra di loro, sono sempre più vicini, mentre le donne sono rivali, no? In questo caso invece c'è un bel CD con 17 canzoni, tra le più belle della carriera di Loredana Bertè, rifatte in coppia e in duetto con varie bravissime artiste. Vi segnalo prima tra tutte Fiorella Mannoia, perché è anche la produttrice dell'album. E allora menzione d'onore per lei, anche perché Fiorella conosce molto bene Loredana, visto che hanno mosso i primi passi negli anni 70. Loredana però Sì, era già un nome grosso quando sarebbe, hanno grazie, avuto a scusate. che fare. E poi tra l'altro loro hanno in comune quello che è stato per anni l'uomo, il compagno, nonché il produttore di Loredana Bertè, cioè Mario Lavezzi. E Ah, sì. quindi diciamo queste sono tra le storie che sono incastonate poi nella carriera di Loredana. Prima di andare nello specifico a parlarvi delle artiste, è già partito il video della canzone È andata così, una canzone scritta per lei da Luciano Ligabue, Sì. ed è un resoconto, direi autobiografico, nonostante sia stato scritto da Liga, è una sintesi e soprattutto un bilancio senza autocompatimenti, senza rimpianti. Nonostante tutto, come si dice, è andata così, perché la sua vita veramente bisognerebbe dividerla in capitoli. Basta solo leggere la pagina Wikipedia di Loredana Bertè, stamparla, rilegarla ed è già una biografia di 25-30 pagine, no? E quindi non immagino come potrebbe essere, io non l'ho letta, l'autobiografia completa, però diciamo che ecco, ci dà una spiegazione un po' più esauriente di quello che è Loredana Bertè e forse ecco, ci dà un modo di conoscerla un po' meglio e quindi a volte anche i moralisti dell'ultimo momento o chi ha puntato il dito contro di lei, perché lei in questa vita, in questa sua carriera, è vero, spesso se l'è cercata, spesso è caduta in disgrazia, spesso è stata vittima dei suoi stessi vizi, delle sue stesse dipendenze, però ha anche avuto delle intuizioni artistiche, ha fatto collaborazioni, ha sperimentato delle cose, e
che in Italia non ha fatto nessuno, né gli uomini, i suoi colleghi, né le donne. Perché io ci tengo a dire che lei ha avuto 10 anni di carriera, dal 75 all'85, veramente eccezionali, dove veramente si fa prima a dire quello che non ha fatto, perché io penso solamente alle collaborazioni con gli artisti sudamericani, un tour che ha fatto, un tour mondiale che ha fatto nell'80 che si chiamava Made in Italy, un disco pazzesco che si chiamava Carioca che è dell'85, che è tra i meno apprezzati se vogliamo, nel senso che già era un momento in cui le sue intemperanze, i suoi comportamenti fuori dalle righe, diciamo che pesavano e spesso andavano a inficiare, andavano un po' a danneggiare anche la sua stessa carriera, no? Beh, c'è da dire una cosa, Loredana è stata se stessa dall'inizio alla fine. Sì, è proprio il caso di dirlo dall'inizio alla fine. Se noi vogliamo tornare all'inizio, perché adesso sto andando proprio a ruota libera e sto parlando un po' di quello che mi ricordo vagamente. Non dimentichiamo che, ad esempio, lei ha cominciato come ballerina nello spettacolo di Rita Pavone e stiamo parlando degli anni 60, della fine degli anni 60. Lei entrò nel corpo di ballo di Rita Pavone, lei ballava e già cantava e poi la grande soddisfazione che ebbe è stata quella di entrare nel cast di Hair, questo musical che tutt'oggi viene ultra replicato. Hair è fantastico, varie compagnie lo rappresentano oggi. E lei fu scelta da un certo Bill Conti. Chi è Bill Conti? È ad esempio quello che ha scritto la colonna sonora di Rocky, tanto per dire una cosa da poco. È uno che è un musicista da premio Oscar che selezionò lei per il tour mondiale di Air ed era il 73. Altra cosa che volevo raccontare dei suoi inizi, che lei, quando ancora non erano nessuno, non avevano un becco di un quattrino, uscivano da situazioni familiari problematiche, lei, la sorella Mia Martini e Renato Zero si sono fatti un sacco di camere d'albergo dove scappavano dalla finestra per non pagare, tournée per la strada, tipo proposte anche ai discografici dove venivano mandati via subito. Senti, tu E hai quindi, citato sì. Renato Zero, da dove nasce l'amicizia con lui? L'amicizia nasce proprio da quei tempi lì dove loro erano i reietti, diciamo, no? Perché lei e la sorella Mimì purtroppo venivano da una storia anche familiare difficile, loro hanno avuto un papà violento, un ambito familiare che le ha segnate tutte e due. Loro, soprattutto da ragazzine, erano molto unite, avevano questa aspirazione di cantare, di entrare nel mondo dello spettacolo, ma non per diventare famose, proprio quasi per sopravvivenza e per un fuoco che avevano dentro. E in tutti i vari provini, giri che facevano, hanno incontrato questo ragazzotto così piuttosto eccentrico, anche piuttosto acerbo, indeciso da ogni punto di vista, no? Ed erano diventati quasi un trio fisso. In quel momento in cui nessuno dei tre era riuscito a sfondare, c'è stato questo momento di grande condivisione che è servito a tutti e tre perché in realtà si sono trovati paradossalmente nello stesso corpo di ballo lei e Renato Zero, no? Che quindi c'è tutto un dire. E questo diciamo che è stato un po' l'inizio. Poi Loredana è entrata nell'Olimpo dei grandi artisti anche grazie a frequentazioni varie perché lei è stata, come ho detto, la fidanzata, la compagna storica di Mario Lavezzi negli anni 70. Lei ha avuto una grossa collaborazione con Ivano Fossati, che invece diventò il compagno di Mia Martini. Quindi, in quegli anni lì ci fu questo intreccio artistico passionale. E quindi, questo. E lì diciamo che sono nate. Allora, le sue prime produzioni erano legate a una parola su tutte, che era censura. Loredana Bertè fin dall'inizio ha avuto dei grossi problemi con la censura, perché il suo album d'esordio vedeva un suo set fotografico, lo stesso fotografo che l'aveva immortalata per Playboy, perché nel frattempo aveva già bruciato le tappe,
la ritrasse senza, no, non senza veli, c'era addirittura un nudo integrale all'interno della copertina di questo album che si chiamava Streaking, che ovviamente venne ritirato dal mercato per indecenza, poi era il 75, quindi insomma, tempi piuttosto diversi comunque. Questo fu il primo problema di censura, poi anche le tematiche affrontate nelle canzoni, perché lei era, si poteva definire femminista, anche lo so, fu la prima a pronunciare la parola cazzo in una canzone, ad esempio. Avanti su tutto. E questo è negli annali, no? E poi andando avanti la carriera, quindi diciamo i suoi grandi successi, soprattutto fine 70, inizio 80, 3-4 album meravigliosi, però io volevo andare in un periodo un po' più controverso, no? Per farti capire che poi era avanti, perché adesso sono passati proprio 30 anni, perché era l'86, no? Quando fece il famoso Sanremo, quello del pancione, che lei fece questo balletto con il pancione, lei voleva lanciare questo messaggio, e adesso vedi dove voglio arrivare, no? Lei diceva: le donne incinte sono considerate dalla nostra società come delle malate, cioè una donna incinta viene sempre raffigurata come una che soffre dentro un letto e partorisce col dolore, no? E lei voleva invece dare una chiave di lettura diversa e soprattutto dimostrare che una donna incinta può fare tutto, può ballare, può cantare contemporaneamente e può anche avere, come dire, dei posti di responsabilità. Quindi vedi che roba, no? Visto che negli ultimi tempi si parla di donne incinte, candidati sindaco, no? Sì, no, per dirti, ma non credo che l'abbiano afferrata tanto, perché secondo me ha preso come l'egocentrismo ancora della loro età, quindi di conseguenza ha visto come qualcosa a livello spettacolare. Ecco, mentre il nostro Donato si soffia il naso, però d'altronde, come si dice, è il bello dello streaming che abbiamo il termine. Andiamo Tra quindi. l'altro, scusa Fabio, non tagliamo nulla, come siamo, andiamo. Quindi, Senza trucco e senza inganno, se esatto. è contatto di starnuti. E allora siamo già nell'86, visto che sto facendo questo excursus esagerato nella storia di Loredana Bertè. Ci sono stati grandi trionfi, ci sono stati questi dischi meravigliosi, però è arrivato, diciamo, il declino, la crisi, o comunque un momento in cui a livello mediatico lei era mal vista, perché tu pensa che la partecipazione a Sanremo nell'86, il pancione e tutto quello che ne è conseguito, costò a lei il contratto discografico. Tu pensa che roba, fu licenziata dalla sua casa discografica. Era un momento in cui sicuramente era piena di sé, era la star che comunque faceva il bello e il cattivo tempo. Era reduce, tra l'altro lei fu sposata con il boss del caffè Hug, però un matrimonio no, non consumato dopo 4 anni, una causa. Poi è entrata nel tunnel e lì possiamo parlare di tunnel. Il matrimonio con Borg è lì veramente trasgressione, episodi anche piuttosto tragici e piuttosto pesanti, perché il loro era veramente un gioco al rialzo, quindi lì ci sono stati addirittura 2 tentativi di suicidio, cioè stiamo parlando veramente di momenti, era forse il momento più buio della vita di Loredana Bertè da questo punto di vista. È anche vero però che in Svezia, io parlo dei media svedesi come anche quelli italiani, hanno avuto due modi diversi di trattare due personaggi, perché Borg, che era addirittura diplomatico svedese e andava a incontrare il presidente degli Stati Uniti, il presidente dell'Unione Sociale, era veramente una personalità e nella vita era, possiamo dirlo, era un cocainomane depresso. E il male veniva visto solamente dalla parte di Loredana, che era odiata dalla famiglia di Borg. E tra l'altro in quel periodo lì raccontò poi Loredana di aver conosciuto Osama Bin Laden, che Sì, studiava alla Casa Bianca, questo me lo e ricordo. esatto, quindi questo tra i vari episodi. Quindi
si liberò poi negli anni 90 di questo matrimonio di questo uomo opprimente, perché lei rinunciò a un tour mondiale, rinunciò alla carriera per lui, perché era una sorta di era diventata un'ossessione questo rapporto, ecco. E diciamo che poi invece ci fu una sorta di rinascita, un ritorno sulle scene, però sempre molto complicato. Anche con Renato Zero lei ha avuto una causa, ha avuto dei problemi legali legati alle edizioni musicali, quindi insomma sappiamo che da ogni punto di vista dove la giriamo, la vita di Loredana non è stata facile, e quindi ripeto, però la grande stima di cui gode dal punto di vista artistico e poi soprattutto da parte delle altre donne, ha spinto Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Emma, Paola Turci, Noemi, adesso ovviamente non le tengo a mente tutte, le vedete scritte sull'articolo di iltitolo.it, si sono messe assieme per questo CD che è sia un album celebrativo, sia un ritorno di Loredana che ha questa nuova canzone scritta insieme a Ligabue. Una canzone scritta da lei che è micidiale, si chiama Il mio funerale, dove lei ironizza su tutte queste celebrazioni. Quando muore una star, improvvisamente diventano tutti buoni, bravi, apprezzati da tutti, e lei appunto in questa canzone si immagina di quando al suo funerale le persone che fino ad oggi l'hanno disprezzata improvvisamente cominciano a dire: ah, che grande artista che era Loredana, no? Quindi insomma. No, questi non sono sassolini dalle scarpe, questi sono macigni. Sì, sono macini, come certo. Beh, d'altronde lei poi comunque peli sulla lingua non sarebbe mai tenuti, quindi di conseguenza è stata abbastanza schietta. E quindi, insomma, dal punto, nei confronti di tutti quelli che l'hanno in qualche modo anche ostacolata negli ultimi anni. E quindi in questo CD ci sono queste nuove versioni, è il preludio di un tour che vedrà lei protagonista sui palchi di tutta Italia, con ospiti tutte le artiste presenti a ruota, quindi è interessante vedere anche questo. Stanno andando random immagini, foto, vedo immagini appunto lei che ha duettato con Emma Marrone, che ha duettato con Fiorella Mannoia, era 2 anni fa, è stata una sorta di anticipazione di quello che poi è successo, perché poi di questo Certo. progetto si parla almeno da 2 annetti a questa parte, quindi siamo comunque felici di ritrovarla, Beh, felici sì, anche di aver sentito certo. questa canzone scritta da Ligabue, che è molto intensa, interpretata con una certa rabbia, quindi anche Sì, ma questo tra ci fa l'altro molto piacere. io dall'articolo si evince proprio come l'hai scritto, che tra l'altro anche leggendo il testo di questa canzone qua sembra proprio come se l'avesse scritta lei stessa. Sì, Cioè, assolutamente. l'interpretazione di Ligabue nel guardare in faccia anche una propria collega e riuscire a estrapolargli le parole, come se leggesse le anime in questo caso. Perché effettivamente Esatto. il testo in questa canzone sembra come se fosse scritta e partorita dalla Loredana per te, pensando poi che rimani un po' così, pensando poi che è Ligabue che l'ha scritta. E quindi io do questo valore a questo Sì. album, e cioè un compendio, un omaggio, e anche un po' il ricordarsi al di là, perché è stata ricordata negli ultimi anni, soprattutto per le intemperanze, gli scandali, i momenti bui, ricordare invece quello che ha fatto, perché oltre a quelle più famose, c'è cioè In alto mare, c'è cioè Non sono una signora, ci sono anche dei pezzi, tra virgolette, minori, che appunto testimoniano quando lei è andata in Brasile, in Sud America, quando ha collaborato con nomi importanti, e in quel momento lì veramente era un colosso Loredana, quindi non dimentichiamolo. Quindi Certo. Amici non ne ho, ma amiche sì, è l'album in uscita il 1º aprile, quindi ascoltatevelo. E io direi che a questo punto. Siamo alle battute finali, siamo alle battute finali e io ti ringrazio, seppur raffreddato, scusami di non esserti stato da troppo supporto, ma ho evitato di alimentare la scintilla per farmi starnutire ancora di più, quindi ho preferito essere un buon ascoltatore. Noi ci ritroviamo quindi su iltitolo.it,
Su Radio Budrio vi ricordo uno dei miei appuntamenti, le 2 ore di ricreazione di Noi di Sabato dalle 15 alle 17 con il mio collega Alessandro D'Andrea, quindi leggetevi il titolo.it, guardateci sul titolo TV, grazie e al prossimo appuntamento che sarà tra l'altro post Pasquale, quindi Sì. una piccolissima pausa per me. Sì, va bene Fabio, grazie, ti ringrazio tanto anche a nome dei nostri telespettatori. E ci vediamo, tanti auguri in famiglia. Ecco la sportina, bella la sportina. Sportina La è il shopping titolo. bag inquadrata malissimo, però ecco, ci siamo. Vabbè, è bellina, è bellina, è bellina. Senti, allora niente, tanti auguri di nuovo a te e alla tua famiglia e appuntamento dopo le feste pasquali, allora. Alla prossima puntata sul titolo TV. Ciao e grazie. Ciao Fabio, ciao. Ciao ciao.